continuare. Sì, della vergita all'asta, no? Riuscire. E io credo sia importante infatti sensibilizzare a un tema del genere che nasce spesso prettamente da situazioni di ignoranza di questi ragazzi che pensano di non avere un'altra possibilità, no? Che non ci sia un'altra strada, in qualche modo che non sono educati al rispetto di loro stesse, del loro corpo e la mercificazione del corpo femminile. È un tema che va raccontato. Poi, come dice Berardo, giustamente è un dramma femminile felice, è stato magari un po' meno felice girarlo questo film, perché insomma, cioè, sia da parte mia che da parte di Donatella c'è stato veramente un impegno fisico ed emotivo costante per tutta la durata delle riprese. Però è anche vero che è un romanzo di formazione di questa ragazza che sta cercando la sua strada. C'è un bellissimo mondo virtuale raccontato attraverso una piattaforma virtuale, anche questa cosa è molto attuale, se ci pensi, no? Questo costante sdoppiamento, questo relazionarsi sempre dal mondo reale al mondo virtuale. Perciò insomma spero che sia qualcosa che vi farà riflettere e che vi farà anche però uscire con un sorriso sulle labbra, perché c'è, quindi insomma, buona visione. Luca.